partito. Donatella Bianchi, presidente WWF Italia. Tra le novità di quest'anno del BES c'è la revisione per gli indicatori di alcuni domini, tra cui paesaggio e patrimonio culturale e ambiente. Cosa ci dice in proposito? Quattro indicatori totalmente connessi tra loro. Al centro del benessere eco e sostenibile della nostra vita ci sono i servizi che la natura ci mette a disposizione. La crisi economica dipende da una serie di regole che esistono o non esistono e che ci portano a dover fare i conti con una situazione economico-finanziaria che va gestita. Il deficit invece ambientale, che è quello che discende dalla mancanza o dalla diminuzione dei servizi ecosistemici, quello non risponde a nessuna regola se non quella della presa di coscienza di quelle che sono le necessità di conservazione e di tutela del nostro ambiente. Al centro del benessere della vita di tutti noi c'è proprio questo essenziale intervento di conservazione e soprattutto di attenzione a quelle che sono le risorse non inesauribili che la natura ci mette a disposizione. In questo senso tutti questi domini sono connessi tra loro e bisogna lavorare perché davvero, come fanno i BES, questi indicatori entrino nelle scelte politiche, strategiche e economiche del Paese.